Bentornati a tutti, Paolo Angelucci, Fisiocomputer. Parliamo adesso del Unico 4, una volta che lo abbiamo disimballato e messo sul carrello specializzato che può essere usato per trasformarlo in una vera e propria apparecchiatura da studio professionale. L'oggetto, come vedete, rimane di assoluta leggerezza. Stiamo parlando di una dimensione di poco più di un libro e del peso di 3 kg. Il peso totale con la borsa, ricordo, che è inferiore ai 5 kg. Allora, in questo apparecchio abbiamo quattro metodiche, come abbiamo detto: elettroterapia, magnetoterapia, laserterapia e ultrasuonoterapia. La prima metodica che andremo ad analizzare è l'elettroterapia. In questo caso l'elettroterapia dispone di due uscite pulsate più la iono e la dia. Per quanto riguarda l'elettroterapia pulsata, si tratta di impulsi bifasici con la caratteristica di avere un elevato grado di sopportabilità. Il massimo è di 100 mA su 500 Ohm, quindi questo dà l'idea che si tratta di un tipo di terapia estremamente efficace. Dopodiché abbiamo le altre due uscite, la ionoforesi e la dia. Anche queste vengono gestite direttamente dal software che andremo a vedere dopo, e quando si parlerà di operazioni preprogrammate sarà chiaro il fatto che a seconda di quale trattamento si sceglie sarà attivato un canale piuttosto che l'altro. Di dotazione abbiamo chiaramente gli elettrodi, che sono inserite nelle apposite strutture che sono immediatamente dietro il pannello di comando. La seconda metodica che adesso andiamo ad analizzare è l'ultrasuonoterapia. Come vedete, dispone di una testa di dimensioni ampie. La ultrasuonoterapia ha una potenza, una densità di potenza massima di 3 watt per centimetro quadrato, ovviamente variabile e regolabile da 0,1 a 3 watt, e, cosa importante, dispone anche di un supporto opzionale che consente di fare un trattamento indipendente dall'operatore. Quindi tramite questo braccio si può posizionare direttamente sul paziente e in questo modo si sarà certi del tempo e soprattutto della posizione dell'elettrodo. È chiaro che rimane sempre il vecchio metodo della testa che si movimenta. La frequenza duty cycle va da 0 al 90% e questo consente ovviamente di anche qui regolare efficacemente i parametri di trattamento. La terza metodica che abbiamo a disposizione è la laserterapia. Qui abbiamo un puntale laser pulsato, potenza 30 watt, che lavora a 904 nanometri. 904 nanometri è la frequenza più diffusa in fisioterapia, che ha effetti benefici decisamente superiori a quello di altre frequenze che invece sono più rilevanti per altri tipi di trattamento. Ricordo che questo strumento è stato fatto per garantire un'estrema semplicità d'uso, in modo tale che non ci siano particolari diversità nei trattamenti che si vanno a fare. Qui abbiamo una pulsata, sono 200 microsecondi ogni impulso. Anche il laser può essere messo nello stesso supporto in caso di necessità. Ricordo, negli accessori, gli occhiali, che sono obbligatori per paziente e per l'operatore. Noi di Fisiocomputer abbiamo particolare cura per tutto quello che riguarda la sicurezza, quindi ricordiamo sempre che ci sono delle regole da seguire. Vediamo adesso la quarta e ultima metodica disponibile, che è la magnetoterapia. Di serie sono disponibili due cuscinetti da 2 solenoidi ciascuno. Optional
c'è anche il cuscino da 8 solenoidi. La nostra magnetoterapia funziona a frequenze basse, da 5 a 95 Hz, e ha la scansione di frequenza per impedire la assuefazione al trattamento. La magnetoterapia è una metodica che è particolarmente utile per quanto riguarda la rigenerazione dei tessuti ossei, e in questo senso la nostra è una delle più importanti sul mercato. Credo che quando si tratta di un apparecchio così, che è l'unico che in queste dimensioni riesce a generare quattro differenti metodiche, ci sia poco da aggiungere se non andare a vedere in dettaglio nel prossimo video l'estrema semplicità d'uso di questo apparecchio. A presto!